Il programma della lezione. Allora, continuiamo su Varietze. L'idea di provare ad affrontare in qualche modo un personaggio. Ci sono vari personaggi in questa pescia. Abbiamo detto che li avremmo affrontati un po' uno alla volta. I vari personaggi sono Lavan, sono Lea, sono Raffaele, ovviamente Jacob. E poi ci sono anche i figli che cominciano in qualche modo ad apparire in questa parasha, un figlio che appare in questa parasha Reuven. Gli altri appariranno dopo e saranno protagonisti dopo, protagonisti io, Dario, Sof, eccetera. Ora, io volevo partire dal racconto. La storia è questa, Jacob, su questo ci eravamo fermati altre volte, Jacob che lavora 7 anni per Raffaella e Lavan che gli organizza un bello scherzetto, lo scherzetto è quello di fargli trovare Lea. Scherzetto ben organizzato, il Lavan organizza un grande mishten, un grande banchetto. Questo grande banchetto invita tutte le persone importanti del luogo, diciamo. E poi in questo banchetto abbiamo poi l'inganno. Lea prende il posto di Rachel. A questo inganno partecipa Lavan, ovviamente, è l'ideatore dell'inganno, è quello che fa tutto, però in realtà partecipano anche le due donne, le due mogli di Yaakov. Partecipano sia Rachel che Lea, senza di loro l'inganno non sarebbe stato possibile, ovviamente, bastava che lui dicesse qualcosa. Semplicemente dicesse una parola e l'inganno sarebbe stato impossibile. Non solo partecipano, ma partecipano attivamente all'inganno. Sia Rachel che Lea. Anche Rachel partecipa all'inganno perché ci sono dei segni di riconoscimento tra Jacob e Rachel e quei segni di riconoscimento Rachel li dà a Lea. Questo è quello che viene raccontato. E quindi Lea può ingannare Jacob perché ha i segni di Rachel, ha gli simanim di Rachel. Quindi Rachel partecipa all'inganno, Lea partecipa all'inganno, tutti partecipano all'inganno. Allora, ci sono due aspetti di questa storia qui. Allora, un aspetto è quello dell'inganno. Dell'inganno di Lavan, ed è questo personaggio a suo modo straordinario. Ve lo ricordo, la banda è quello di cui la Haggadah di Pesach dice che grazie alla Kore Takor, che Kesh la Kore Takor, che voleva sradicare tutto. Lo vedremo perché, non ne parliamo oggi, non parliamo del perché la banda Kesh la Kore Takor, dedicheremo magari una lezione a questo, soprattutto a questo. La banda è questo personaggio. La banda organizza in maniera notevole all'inganno. Abbiamo visto l'altra settimana, non dà una risposta chiara a Jacob. E quando Jacob gli dice che lavorerà 7 anni per Rachel, gli dice è meglio per me darla a te piuttosto che darla a un altro. Non gli dice che gliela darà. Non glielo dice. Andate a vedere il testo, lui non dice che gliela darà. Non glielo dice. Quindi l'inganno comincia già da prima, probabilmente ha già pensato in quel momento lì, non so, dice delle frasi non chiare. Ma l'inganno è organizzato anche, nei particolari. Secondo un commentatore contemporaneo, metà del Novecento, che Russell Hotchkin, in realtà il banchetto è parte fondamentale dell'inganno. Perché il banchetto è parte fondamentale dell'inganno? Perché per due motivi. Uno, rendere impossibile una marcia indietro, rendere particolarmente antipatica una marcia indietro. Sono tutti presenti, tutti sanno il matrimonio, significa
creare uno scandalo terribile divorziando, semplicemente divorziando, perché poteva divorziare il giorno dopo, tutti i motivi per divorziare. Non lo fa per vari motivi, cioè, mi piace dire che ci pensa a divorziare, non è che non ci pensa, ci pensa, dopodiché decide di non farlo. La vendica è certamente enormemente difficile fare. L'essere davanti a tutti significa fare del male a Lea, fare del male a se stesso, fare del male a tutti. Questo è un elemento, ma c'è un altro elemento che è l'elemento poi fondamentale, che è esplicitato da Lavan. Lavan dice lo yes I can be in comeno. Non si fa così nel nostro posto, da noi non si fa così, di dare a Seira Tachata Bechira, di dare la più giovane prima della primogenita. Questo è quello che dice Lavan. Cosa fa? Lavan dice esiste un minagamakon, esiste un uso del posto. Io non posso andare con un uso del posto. Io non posso fare una cosa del genere, non lo posso fare, anche volendolo non lo posso fare, io non posso andare contro l'uso del posto. Questo non posso andare contro l'uso del posto, secondo una parte dei commentatori, c'è anche in un'altra frase di Lavan, questa frase è detta in maniera esplicita, in un'altra frase Lavan dice di lavorare altri 7 anni, venite na le chaga mezzot. Allora, venite na le chaga mezzot può significare 2 cose, qui purtroppo devo fare una piccolissima nota grammaticale, ok, non so quanta confidenza abbiate, però allora, venite na può essere o un tifallo, cioè un passivo, e ti sarà data, così andrebbe tradotto, e ti verrà data, e ti verrà data anche questo. Questa è la possibilità di tradurre venite no. C'è un piccolo problema grammaticale, che è questo: non doveva esserci gam et zot, perché et introduce il complemento oggetto, se è passivo non c'è il complemento oggetto, ma quello deve essere un soggetto e non un complemento oggetto. Okay. Quindi molti commentatori non sono soddisfatti di questa traduzione. Secondo Ramban, abbiamo Shabbat Nachman, e poi molti vanno più o meno in questa strada, Benitana non è un nifal, ma è un pal, cioè è la forma attiva classica, e Benitana è, vuol dire e ti daremo, Benitana o ta le chale. Allora, questo sarebbe la traduzione che dà Ramban. Beh, domanda, perché ti daremo? Non ti darò. Perché plurale? Non risulta che Ramban usi il plurale majestatis verso la barca, parla normalmente. Perché venite là? E Ramban dice che quello che sta dicendo Lavan è molto semplice. Lavan sta dicendo: io non sono io a decidere, io non decido su una cosa, mettiti in testa che io non decido. Se lavoro altri 7 anni, a questo punto tutti insieme ti daremo Rachel. È una decisione collettiva, una decisione stabilita dal posto, una decisione stabilita dagli usi del posto. Io non posso decidere, non sono io a decidere. Lavan da questo punto di vista è un personaggio anche qui interessante nel male. Lavan è quello che non si assume una responsabilità, la responsabilità non è sua, io te la darei anche, te l'avrei data, non dipende da me, io non sono quello che decide. Io sono quello che decide quando si tratta di decidere cose belle, quando si tratta di decidere cose brutte ci sono sempre gli altri che decidono per me. C'è sempre qualcun altro che decide, c'è qualcun altro che ha stabilito una legge che io non posso, a cui non posso disobbedire.
Mi piacerebbe che le leggi fossero diverse, mi piacerebbe che le regole fossero diverse, mi piacerebbe che la società fosse diversa. Ma io sono così. Io sono in questa società, io vivo in questo mondo e non posso decidere in un altro modo. Allora, questa... faccio una piccolissima parentesi sulla vanna e poi ci andiamo su Leanne. In questa lavagna veramente succedono molte persone, ma questo atteggiamento di questo modo di scaricare la responsabilità buttandola su qualcun altro, in particolare buttandola sulla collettività intesa, su una collettività, poi non è detto che sia la collettività, può essere una delle tante collettività, può essere un movimento di cui faccio parte, può essere lo stato in cui vivo, può essere il gruppo in cui vivo, può essere una serie di collettività. Sembra una cosa molto moderna in realtà. Noi abbiamo una quantità di collettività su cui possiamo scaricare la responsabilità e non c'è responsabilità di niente. La VAM è un precursore notevole da questo punto di vista, già in quel momento scaricherebbe sulla collettività. Vuol dire che questa cosa è assolutamente in contrasto con la tradizione ebraica. L'ho già detto più volte in questa settimana, perché ho citato una cosa che diceva Soloveitchik, che parafrasando Cartesio diceva che, non, che l'ebraismo l'elemento fondamentale non è il cogito ergo sum, ma il sono responsabile quindi sono. E quindi esisto in quanto responsabile. Vuol dire che questo elemento, invece che dice come elemento di pensiero, in realtà è un elemento fondamentale in Halakha. In Halakha c'è una regola. La regola è En Shaliach Lidvar Avera. En Shaliach Lidvar Avera vuol dire non c'è un mandante per una vera. Che significa non c'è un mandante per una vera? Non vuol dire che in realtà il mandante non è responsabile. Non vuol dire questo, non vuol dire che se io dico a uno di uccidere un'altra persona io non sono responsabile. Sono responsabile, ci sono una serie di responsabilità dei mandanti, ok? Ci sono molte responsabilità indirette, cioè la responsabilità se la persona è responsabile se per esempio il suo animale uccide una persona, anche in questo caso è responsabile, figurarsi se un essere umano cui ho detto di uccidere, uccide. Però in Shaliach Lidvar Avera vuol dire questo, io non posso mai dire che un altro mi ha detto di farlo, io sono responsabile comunque. Io sono comunque responsabile, chiunque mi abbia detto di farlo, in qualunque condizione me l'abbia detto, sono sempre responsabile. Dopodiché ci sono vari livelli di responsabilità, ci sono casi in cui una persona può essere costretta, eccetera, eccetera, però la responsabilità rimane, questa è l'idea. La vanna rappresenta quello che scarica le proprie responsabilità su altri, la responsabilità non è mia, io sono buono, io sono bravo, sono gli altri che sono cattivi, io non c'entro. Radunare tutte le persone lì intorno è un ottimo alibi che ho lì davanti, ce li ho lì e posso usarli come collettività che ho lì presente. Questo è un elemento. Secondo elemento, ed è un elemento molto più complicato, le due matriarche, Rachel e Lea. Ora, io oggi vorrei parlare sostanzialmente solo di, quasi solo di Lea, però possiamo anche parlare un po' di Lea. Posso dire una cosa? Sì. Perché 7 anni? Cioè, c'è una regola per cui tra un matrimonio... No. Ha stabilito la RAN così. Che cosa? Ha 7 anni? Il sette è pieno, il sette rappresenta la quantità, la più alta quantità, la più alta quantità dal punto di vista del mondo naturale, secondo la... se non mi ricordo più, c'è un problema col 7 come numero prima, se non me lo ricordo più. Se non mi ricordo male, il 7, non me lo ricordo. Se lo trovo ve lo dico pure, lo sparo la cosa che non ricordo bene. No, se c'è una halakha che si impara dal... Comunque Jacobia dice 7, non è la...
Sì, no, però la Vanna dice ancora 7. Sì, sette. Sì, 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 sette è proprio di sette, il primo no, sette. Secondo sette dice ancora 7. Visto che tu hai detto 7, questo punto ah, ancora, okay. Ancora 7. Non è responsabile. Ancora 7, sempre lui. Sì. No, la piccola parentesi, probabilmente chiudiamo sulla Vanna. L'altra piccola parentesi è che da questa, da qui, dal comportamento di la Vanna, cosa pazzesca, si impara una serie di halakhot. Okay. Anche questa storia del Seira Tarata Bechira, del far sposare prima la figlia grande e sua figlia piccola, diventa una halakha. Ora dipende, è discusso che sia un din, ossia derfaret, ossia un buon comportamento, eccetera, eccetera. Però esiste in halakha una cosa del genere. La cosa divertente è che si impari dalla Vanna e non da Jacob, perché Jacob voleva sposare la seconda, non la prima. Quindi la cosa assurda è che in realtà si imparerebbe dalla Vanna e non da Jacob. Si impara anche delle mascalzoni. No, però rispetto a Jacob, non... No, io quello che mi chiedevo, ma comunque come faceva a sapere, magari Lea poteva incontrare qualcuno in questi 7 anni. Cioè già gli aveva una schifezza la storia. Che cosa? Ma Lea era già sposata? Ah, è già sposata. Come il matrimonio era già fatto con Lea. Sta parlando di no, ma dicevo all'inizio, quando hai detto che doveva la promessa e gli aveva detto. No, ma questa cosa avviene dopo passati i 7 anni. Ah. No, lei sta chiedendo. Nei 7 anni in cui lui lavora per Lea, per Rachel, no, la sposa subito, poi lavora dopo. Ma è la promessa finita. No, la sposa subito. Io l'ho scoperto. Rachel, ma la prima, la prima, la sposa dopo 7 anni. Dopo una settimana sposa anche esatto. Ma lei stava chiedendo se in questi 7 anni trovava qualcun altro. Ma non dico, una volta promessa, lei aspetta 7 anni. Aspetta quell'altro, basta. No, ripeto per la prima parentesi che da questa regola, da questa storia di aspettare, la qual comunque aspetta prima di sposare di nuovo, che la sposa subito, però aspetta una settimana prima di sposarla, da questa cosa qui si impara una halakha che è Nervin Simcha Besimcha. Non si mescola una gioia a un'altra gioia. Per cui non si fa per esempio. Si fa un matrimonio durante le feste, per esempio. Okay? Non si fa un matrimonio a Pesach, a parte che c'è anche l'Omer, ma non si fa un matrimonio durante con la Moed, per esempio, perché è meraviglioso, fa così, e anche questo lo si impara da qui. Ok? Bene. Adesso andiamo su Lea. Bene. Io prima di... Allora, noi di Lea abbiamo cominciato a parlare l'altra volta, tirando fuori la storia, quello che dice la Torah, che i famosi occhi Enele ha raccolto, che a parte, ripeto, la traduzione dal collegio rabbinico che erano occhi acquosi, trovo orrenda, ma a parte quella traduzione lì ci sono due interpretazioni. Un'interpretazione secondo cui gli occhi si erano abbuttiti perché Lea piangeva perché... E questa storia è bene tenerla da parte e pensarci bene. Perché piange Lea? Lea piange perché Lea sa che, essendo la primogenita, Lavan ha due figlie, Yitzhak, o meglio Rivka, sorella di Lavan, ha due figli, si era più o meno stabilito come regola che la primogenita sarebbe andata al primogenito e la secondogenita al secondogenito, quindi Lea a Esav, Rachel a Yaakov. Destinati. Allora, Lea piange per questo, piange perché è destinata a Esav. Questa è l'idea. Quindi, attenzione,
Questa idea ci dice che c'è un altro motivo per l'inganno, ok? Che c'è un motivo di Lavan, che sono motivi suoi, ma c'è un motivo di Lea, che non è lo stesso motivo di Lavan, che sono motivi diversi. Lea ha un altro motivo per voler sposare Yaakov, per non sposare Esav. In realtà Lea ha qualcos'altro in testa, quello che ha in testa è di non sposare Esav. Questo è un elemento, e quindi Lea partecipa attivamente all'inganno, pur avendo motivazioni diverse. Avendo motivazioni diverse rispetto a Jacob. Questa è l'idea che esprime in realtà Rashi, che sottintende Rashi in quella interpretazione. Volevo darvi l'altra interpretazione, che sinceramente non è poi così importante, secondo cui raccolto vuol dire belli. La parola rach vuol dire tenero, ok? Quindi raccolto si intenderebbe belli. L'interpretazione la troviamo in vari commentatori, la troviamo per esempio nel Targum Onkelos, la troviamo in Rashbam, la troviamo in altri commenti. Quindi questa idea secondo cui è bella, ok? Chiuso l'argomento, adesso vi leggo un Midrash. Il Midrash è il seguente. Tutta quella notte Yaakov chiamò Lea Rachel. Non si incrocia. E lei gli rispose. E di mattino venne il Lea. Ed ecco è Lea. Yaakov le dice: tu sei una ingannatrice, figlia di un ingannatore. Ok. Io ti ho chiamato Rachel e tu mi hai risposto. Ok, questo è il motivo per cui tu sei un'ingannatrice, stai zitto una cosa, tu mi hai risposto. Mi hai risposto. Lea dice a Yaakov: non c'è, volevo ordinare mai quello più bello. It's a fair dell'atleta al midin. Non c'è uno scrittore che non abbia degli, che non abbia degli allievi. Non è successo così anche con te? Che tuo padre ti chiamava e Sav, tu hai risposto? Ok. Ok. Lea gli dice, sì, d'accordo, io inganno. Ma non è mio padre che me l'ha insegnato, me l'hai insegnato tu. E quando si mette di mezzo la famiglia? Me l'hai insegnato tu. Ok, ok. Ok, attenzione, attenzione, attenzione. Ok, attenzione. Ora, questo Midrash, come tutti i Midrashim, ci sono, come in tutti i Midrashim si va a strati. Allora, lo strato superiore è bellissimo, divertentissimo, è quello di, questo, di questa conversazione fra due che sanno conversare, diciamo, che non è che... Cioè, Lea non si fa impressionare da Yaakov, e nessuna delle mogli si fa impressionare da Yaakov. Cioè, le discussioni... la cosa bellissima, non sono le discussioni fra patriarca e matriarca. Sono discussioni straordinarie, meno quando non ci sono, perché Yivka non discute, agisce, fa per conto suo e agisce per conto suo. Ma quando discutono, non scherzano, sono botte da hobby quando discutono fra di loro. Non scherzano, ognuno dei due sostiene la propria posizione in maniera piuttosto decisa, diciamo così. Insomma, sanno quello che vogliono e sanno perché lo vogliono. Quello che viene fuori da questa storia qui è: io ho imparato da te. Chi le fa l'aspetto? Ok, attenzione. Io ho imparato da te, il mio maestro sei tu. Ora, può essere una risposta di ripicca, ok? Non venire a fare la morale, ok? Tu sei
su questo hai anche tu qualche cosina subito cui rendere conto, ma può esserci qualcosa di molto più profondo in questa faccenda. Allora, attenzione, di nuovo in questa faccenda compare Esav, di nuovo la storia di Esav. Lea piange perché Esav, perché doveva essere la moglie di Esav e non è la moglie di Esav. Lea nel momento in cui Jacob l'accusa di essere un imbroglione come suo padre, risponde: no, sono imbroglione come te, quando hai detto Ani Esav Bechorecha, io sono Esav tuo primogenito. Di nuovo ricompare Esav, e ricompare Esav in un commento stranissimo di Rashi, quando spiega il nome di Reuven, primogenito Bechor, attenzione, primogenito di Lea, primogenito di tutti, di Jacob. Reuven e Reuven, vedete un figlio, ma Ben, se mettete l'aiuto, diventa anche Fra. E Rashi dice, vedete che differenza c'è fra mio figlio e Esav. Bene, fermiamoci qua e vediamo di capirci qualcosa, perché forse questa storia di Reuven può essere una chiave di lettura per tutta la faccenda. Allora, la storia di Reuven, quella che mi baso su una sikha di Rav Elon. La storia di Reuven. Che cos'è? Qual è la storia di Reuven? La storia è questa. In questo, okay, Reuven ha una lunga storia, ce ne sono varie di storie di Reuven, ok? Poi le vedremo andando avanti. Reuven è un personaggio che compare più volte, un personaggio problematico da alcuni punti di vista. Reuven è il protagonista di una storia molto strana. La storia molto strana è questa. Reuven raccoglie dei Dudaim. Raccoglie a un certo punto dei Dudaim. Dudaim credo che siano le mandragole, così normalmente viene tradotto. La doglie delle mandragole. Okay. Raccoglie queste mandragole e le dà a sua madre. Le dà a sua madre. Rachel vede le mandragole in mano a Lea e gli dice, gli chiede di dargli le mandragole, gli chiede di dargli questi Dudaim. E Lea risponde, vediamo il testo, dice: non ti basta aver preso mio marito, adesso vuoi prendere anche i Dudaim di mio figlio? Mio figlio va a portare i Dudaim insieme a tuoi. A questo punto Rachel propone uno scambio. Non è proprio uno scambio da matriarche forse. E gli dice, ma toma Rachel, la chen ishkav in machavaila, tachal Dudaim benach. Bene, a questo punto facciamo così. Oggi toccava a me stare con Jacob. Ti cedo Jacob, per questa notte, Jacob andrà con te e tu dammi, i Dudaim. Per voi Jacob mi nasce da, Jacob viene dal campo, va tezze le ali creato e le ha, li va incontro, esce incontro a lui. Vatomer e lai tavo chi sa cosa chertir bedudaer bene. Vieni da me perché io ti ho affittato con i Dudaim di mio figlio. Veshkav di Mabalalo.
Coico con lei in quella notte. Il sogno di chi va? Io sei rinasto, faccio fare. Guarda, che non fanno una bella figura, è un toro da monta. Ok, allora. Perché non c'è tono? E cos'hai? Guarda, guarda, allora. Tutto è registrato, però. Questa è la storia. È vero. Questa è la storia. Bene. Voglio leggere una cosa che dice il miliare su questa storia qui, non tanto su questa storia, ma su un particolare. La storia racconta questo, vedo la storia dall'inizio, vedo che Ruven Bimekzichizim, Ruven andò nel momento della mietitura del grano, ha trovato dei Dudaim Bassadè, trovò dei Dudaim nel campo e li portò a Lea, sua madre. E a quel punto c'è la conversazione con Rachel, eccetera, eccetera. Bene, c'è un Midrash che dice questo. Dice che c'è un re che forse è il re in assoluto che gode di peggiore stampa nel Midrash, che è il re Menashe. Menashe era un pessimo personaggio, la fece di tutti i colori della sua vita, però secondo tutti era anche un Chacham, era uno della Torah, conosceva molto bene, però usava la Torah a suo, come voleva più o meno, e faceva dello spirito sulla Torah. E la domanda che si pone in Menashe su questi versi è questa, più o meno, caduco, ma chi se ne frega, più o meno, cioè, la domanda che si pone mi nasce è, ma Moshe non aveva niente da fare che aggiungerci anche il particolare del fatto che fossero i tempi della mietitura del grano? E allora? Cosa ci interessa che il tempo della mietitura del grano? Vuoi raccontare la storia di lui? Racconti la storia di lui, ma perché deve raccontarci che erano i tempi della mietitura del grano? Che fa colore? Che cos'è da una descrizione del paesaggio? Che cosa sta dicendo? E Torah, questa è una descrizione del paesaggio, che cos'è? Questo è Menashe. Okay. Una volta ci venne uno a fare un seminario per gli insegnanti, non dico chi era, da dove veniva, e voleva convincerci che molte parti della Torah erano folklore. Okay. Bene, Menashe sa che questo non se ne rendeva neanche conto di aver detto un'enormità, dice una cosa del genere da un punto di vista guarda, Menashe lo sapeva benissimo di dire un'enormità, non voleva dire un'enormità, lo fa apposta di un'enormità. E Menashe dice, cosa interessa a me che siano i Mekzichiti? Perché mi interessa i Mekzichiti? La risposta del Midrash a Menashe è questa. Leggit Shivchan Shel Shevatim, perché per dirmi la lode delle tribù, la lode dei figli di Yaakov. Shata Katsiraya era un momento di Katsira, un momento di mietitura, quindi era pieno di grano dappertutto, c'era il grano dappertutto, eccetera, eccetera. E Reuven non prende niente della mietitura, ma prende soltanto delle mandragole, cioè cose che nessuno raccoglie, cose che non sono, che sono a disposizione, che sono, non appartengono a nessuno. Perché lo fa? Per non gettare Yadav Baghese, per non stendere la sua mano verso il furto, insomma, per non rubare Reuven prende questa mano. Ora domanda, d'accordo, Reuven è un bravo ragazzo che non prende, non ruba,
Ma perché questa storia è così importante? Guarda, questa storia, è la storia dei della nascita di due figli di Jacob, di Safai e Zevulun, nascono dopo questa storia di Ludeim, no? Quella famosa notte scambiata, la notte in cui concepisce Safai e Zevulun, no? Ma subito dopo questa storia anche Rachel rimane incinta. E anche Rachel avrà il figlio, non è proprio esattamente un figlio così, è Yosef. Quindi questa storia viene fuori, da questa storia vengono fuori una serie di personaggi importanti. Non solo. Ruvenna è una delle tribù. Ogni tribù ha un vessillo. Bene, il vessillo di Ruvenna, nel vessillo di Ruvenna ci sono i Dudai, sono a Magrego. Quindi evidentemente questa storia è ritenuta fondamentale se addirittura entra nel vessillo di Ruben, se entra in questo modo. Attenzione, Reuben, questa storia del vedete, che differenza c'è? La differenza è fra Esav e Reuben. Bene, perché è importante? Perché questa storia è importante? E qui dobbiamo fare un passo indietro. Per riuscire a capire per questa storia importante dobbiamo ritornare a Esav, ritornare alla nostra, a quello su cui siamo stati per qualche tempo, diciamo così. Vabbè, che non finisce mai, perché questa storia ritorna, in realtà ritorna in questa parasha. È bellissimo che in questa parasha Esav non ci sia e ci sia. E ci sia, ed è continuamente sottinteso, questo secondo il Midrash, quello che dice, continuamente c'è Esav sotto, c'è in qualche modo Esav. Ora, ritorniamo a una storia che abbiamo già studiato, ed è la storia della vendita della primogenitura. Che per quanto la spieghiamo, rimane una storia folle. Insomma, la vendita della primogenitura per un piatto di lenticchie rimane una storia folle secondo chiunque. E, cioè, non ha senso, non dico che non ha senso per la Torah, ma non ha senso in assoluto. Cioè, nessuno si vende la primogenitura per un piatto di lenticchie, non è pensabile, non è ragionevole, non è di buon senso, non stiamo parlando, anche se non capisco la grande importanza della primogenitura, ma perché mi devo vendere la primogenitura per un piatto di lenticchie? Perché una cosa del genere? Sì. Beh, in quella storia c'è un altro elemento che è assolutamente pazzesco. L'altro elemento assolutamente pazzesco è l'arrivo di Esav, la quale come viene descritta quella storia? La storia viene descritta in questo modo: Esav arriva dal campo ed è aiev, ed è stanco. È stanco, vede Yaakov con il piatto di lenticchie e gli dice aliteni namina adom adomas, fammi trangugiare da questo vosso rosso. Allora, ci sono due elementi strani in questa faccenda qui. Allora, si può spiegare in vari modi perché Esav era stanco. Ci sono i modi terribili del Midrash che dice che era stanco perché aveva ammazzato una persona. Posso dire che era stanco perché aveva lavorato nei campi, aveva cacciato, senza terra. Il problema è questo, stanco vuol dire stanco. In che modo il piatto di lenticchie mi risolve la stanchezza? Cosa c'entra la stanchezza con questa faccenda qui? Non va a dormire, non gli propongo un letto, non gli propongo una sedia. È stanco e mangia il piatto di lenticchie. Non solo, dopo che ha mangiato il piatto di lenticchie, bello vispo, si alza, se ne va, eccetera, eccetera, non sembra stanco. Di che stanchezza si sta parlando? Cioè, evidentemente c'è qualcosa che non chiaro nella stanchezza.
c'è una stanchezza che non è chiara. L'altra cosa pazzesca è Esav che non riesce a dire piatto di lenticchie, non riesce a dire lenticchie, dice rosso. 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 Okay. Dice rosso. Perché vede il rosso? Vede il rosso e dice rosso. Ora, su una cosa non c'è discussione fra Chachamim. Che Esav non sia stupido. Su questo non c'è discussione. Che Esav sia una persona intelligente, su questo non c'è discussione. Esav è una persona intelligente. Ora, non bisogna essere molto intelligenti per dire piatto di lenticchie, basta essere al minimo dell'intelligenza possibile per dire piatto di lenticchie. Che cosa succede? Com'è che non dice piatto di lenticchie? Perché dice rosso rosso? Che senso ha questo rosso rosso? Che senso ha dire rosso rosso in questo momento? Allora, e loro riporta una spiegazione molto bella, molto interessante, di Rabbi Ova di Asforno. Rabbi Ova di Asforno dice questo. Scusate, l'ultima cosa. Prima della spiegazione Asforno. L'ultima cosa è questa. Esav, quello che viene detto è che Esav disprezza la primogenitura. Ripeto quello che ho detto prima: posso disprezzare quanto voglio la primogenitura, ma che valga meno di un piatto di lenticchie è dura per chiunque dire una roba del genere. Almeno ti darà un minimo di cavolo. Ti darà un minimo di onore, non dico qualcosa, vale un po' più di un piatto di lenticchie, almeno questo vale. Non sarà questo grande valore spirituale, ma il fatto che qualcuno dica, oh sei il primogenito, magari vale qualcosina. Quello vale qualcosina. Com'è il disprezzo della primogenitura tanto che vale meno del piatto di attenzione a posteriori, dopo che ha mangiato? C'è il disprezzo. Allora, Sforno dà una spiegazione che in realtà vale per una cosa come può valere per l'altra, e ve la leggo. Era, la leggo in ebraico però, che è 42 perché è ben tradurla bene. שכל כך התמכר למלאכתו הנפסדת אשר לא כתורת האדם עד שלא הכיר תמיד כי אם צרעו וקראו אותו אדם. Allora dice questo, era talmente Nimkar è il termine che si usa adesso per le persone dipendenti, per esempio, dipendente dalla droga, si usa questo termine nel greco moderno. Allora, è talmente dipendente dal suo lavoro che era talmente dentro questo che non pensa, non riesce a pensare ad altro, questa è l'idea, è talmente dentro questo che non riesce a distinguere il zero, cioè che riesce a distinguere quello che ha davanti, è talmente dentro completamente il suo lavoro che non riesce a pensare ad altro che a quello e quindi si ferma al colore, cioè a ciò che è esteriore, alla prima impressione, perché in realtà non riesce a pensarci, non riesce a pensare a quello che ha davanti. Non riesce a staccarsi, lui non riesce a staccarsi da quello che fa. Quello che fa è Zaid, è la caccia, è il Sade, è il campo, Esav è l'uomo del campo. Bene, in questo modo Sforno spiegherebbe anche la questione della primogenitura. Allora, qual è il problema della primogenitura? Che in realtà la primogenitura non fa parte del suo mondo.
la primogenitura non fa parte del mondo di Esav. Il mondo di Esav è il mondo del campo. La primogenitura, per apprezzare la primogenitura, Esav deve uscire dal suo mondo e entrare in un altro mondo. Non è questo il suo mondo è quello del campo, è quello della caccia, è quello del vivere nel campo. Apprezzare la primogenitura significa uscire da questo mondo. E allora Esav cosa fa? L'operazione che fa è... Elon usa un termine che è quello della dissonanza cognitiva. Che cosa fa? Allora, che cosa consiste la dissonanza cognitiva? Consiste più o meno in questo, noi vogliamo essere coerenti con quello che pensiamo, con quello che crediamo, col mondo in cui viviamo, eccetera. A volte non ci riesce di essere coerenti, a volte ci scontriamo con qualcosa che non è coerente con quel mondo. Ci possono essere varie reazioni a questa non coerenza, possiamo accettare che c'è qualcosa che non è coerente con il mio mondo e tentare di conciliarlo. La reazione che porta alla dissonanza cognitiva è quella di non accettarlo, non accettare qualcosa che esca fuori dal mio mondo. E che cosa faccio? Ci sono varie reazioni descritte. Una delle reazioni è quella del disprezzo di quello che ho davanti. Il disprezzo di quello che ho davanti mi aiuta a rimanere nel mio mondo e a non uscire dal mio mondo. Rimango solo in quello e non esco dal mondo che non è più, che non è il mio. Non voglio entrare in un altro mondo che non sia il mio. E quindi rimango nel mio mondo, in che modo? Disprezzando il resto, disprezzando qualcosa che non è coerente con il mondo. Quello che fa Esav è questo: la primogenitura non è il suo mondo, la primogenitura è un altro mondo, la primogenitura è il mondo di Jacob. Esav non entra in quel mondo, e cosa fa per non entrare in quel mondo? La primogenitura non vale nulla, la primogenitura non è nulla, è meno di un piatto di lenticchie. La primogenitura non deve essere niente ed è meno di un piatto di lenticchie. E quindi la primogenitura deve essere disprezzata perché non entri nel mio mondo, perché non disturbi il mio mondo, perché non disturbi quello che io, la mia strada, quella cosa deve essere buttata fuori. Il modo per buttarla fuori è disprezzarla. Bene, perché questa cosa è importante? Questa cosa è importante perché in realtà il mettere insieme i due mondi è esattamente quello che tenta di fare Yitzhak. Yitzhak, qual è il programma di Yitzhak? E questo è quello che abbiamo tentato di dire quando abbiamo fatto la scelta delle dotte. Qual è il programma di Yitzhak? Il programma di Yitzhak è che i due figli siano complementari, che ci siano Jacob e Esav. Però attenzione, che Esav sia l'uomo del campo, però nello stesso tempo l'uomo del campo come è lui uomo del campo. Attenzione, anche Isaac viene chiamato uomo del campo, anche Isaac viene chiamato uomo Ish-Sadeh. Lo troviamo che esce nel campo, la sua bassa. Però Isaac è l'uomo che esce nel campo e nello stesso tempo stabilisce la tefila di Mincha. Questo è quello che fa Yitzhak. Yitzhak è l'uomo del campo che stabilisce la tefila di Mincha. Allora, tento di riassumere questa parte qui. Tento di riassumere in questo modo. Allora, se andate a vedere nella Torah, troverete vari personaggi che sono nei campi, e poi ci sono i pastori. Ora, ci sono personaggi che escono verso il campo, è detto di Yitzhak che esce verso il campo,
eletto di Esav, che esce verso il campo, eletto di Lea, che esce. In questa parasha vedremo la storia di Lea che esce. Ci sono altri personaggi che non escono mai. Quella che non esce mai in assoluto è Rivka. Rivka la incontriamo nel, quando va verso Yitzhak, e Yitzhak la porta nel Oel, nella tenda di Sarè. Lì la porta. Rivka dalla tenda non uscirà mai. Rimane la tenda, Rivka rimane la donna della tenda. Ci sono personaggi che sono dentro le tende. Sono personaggi che sono dentro le tende. Un personaggio che è dentro le tende è Yaakov. Yaakov viene chiamato Yoshev Olim, colui che risiede nelle tende. Yaakov è il pastore ed è quello che risiede nelle tende. Insomma, ci sono dei pastori, ci sono personaggi che vanno nel campo. Sono i pastori che si occupano del gregge e che risiedono nelle tende, cioè sono i personaggi riflessivi che risiedono nelle tende, e sono personaggi che escono verso il campo. Bene, vi ricordate l'incontro fra Yaakov e Rachel? Yaakov vede Rachel al colpo di fulmine. Perché Yaakov al colpo di fulmine? Ora, possiamo dire che Yaakov al colpo di fulmine perché vede in Rachel una ragazza molto bella. Ok? Vede una bella ragazza al colpo di fulmine per la bella ragazza. Diciamo che non è proprio coerentissima con un personaggio che rimane con una donna per tutta la notte e non si accorge di chi è. Che, diciamo che forse non è esattamente questo il personaggio, forse c'è qualcosa che non funziona in questa faccenda qui, va bene? Ok, non sembra proprio quello. Non voleva sapere. Eh? Non voleva sapere. Ok, insomma, questa rabbia, va bene? Allora, il personaggio non sembra questo. È abbastanza evidente che qui si tratta di un legame che va al di là. Chi è Rachel? Rachel è la persona che è chiaramente la persona che corrisponde a Yaakov. Andate a vedere anche le conversazioni fra Rachel e Yaakov. Sono conversazioni di persone che si capiscono molto bene, che si capiscono veramente al volo, che si... Perché è la persona che corrisponde a Yaakov? Perché è uguale a Yaakov. Rachel e Yaakov sono uguali, sono identici, sono Rachel, ci viene presentata come Roazzo, come pastore che guida i greggi, Yaakov viene presentato esattamente allo stesso modo, in quel modo ci vengono presentati, Yaakov vede Rachel e Rachel è la persona che gli corrisponde. E questa è forse la spiegazione di Midrash che dice che Lea era per Esav, Yaakov era per Rachel. Perché? Perché erano persone adatte l'uno all'altro. Lea è adatta a Esav, Yaakov è adatto a Rachel, e quindi le due persone vengono messe insieme. Che succede? Che le cose vanno all'aria. Perché vanno all'aria? Perché Esav esce dalla scena. Esav esce dalla scena quando va dalla primogenitura. Esav esce dalla scena quando Yaakov lo inganna e prende la baracca al posto suo, e Esav esce di scena. E a questo punto, in realtà, Yaakov prende il posto di Esav. Yaakov non è soltanto Yaakov, Yaakov è anche Esav. Chi è che glielo dice? Glielo dice Lea. In quel Midrash, questa è la seconda interpretazione di quel Midrash, glielo dice Lea. Lea gli dice, tu hai detto di essere Esav. Ok, la prima interpretazione non mi veniva a fare la morale. Seconda interpretazione, non è che tu sei Esav. Non è che in realtà tu non ti sei d'accordo che con quella cosa, con quello che hai fatto in realtà le cose sono cambiate. Le cose sono cambiate e tu hai preso il posto di Esav.
tu hai preso il posto di Esav, tu sei contemporaneamente Jacob e Esav, tu a questo punto sei anche Esav. Nel momento in cui hai detto Ani Esav Yaakovecha, in quel momento, senza accorgere che ne stavi dicendo la verità, in quel caso sei diventato Esav. Cosa succede nella famiglia di Jacob? Cosa succede nella famiglia di Isacco? Succede questo, e questo è il programma di Rivka che si realizza, non quello di Isacco che si realizza. Il programma di Rivka è il figlio è uno. Esav non può essere nulla. Esav non può essere nulla, perché Esav non riuscirà mai a fare cosa ad essere l'issadeh che stabilisce la figlia di Minha. Non può esserlo, non lo sarà mai, non lo potrà essere, perché non è adatto ad esserlo. Conosco Esav, questo è quello che dice Rivka, e lui non lo sarà. Potrà avvenire dopo questa divisione di ruoli, in questo momento la divisione di ruoli non è possibile. E a questo punto però, attenzione, il programma di Yitzhak rimane, perché Yitzhak cosa vuole? Vuole che ci sia un Issadeh, vuole che nella sua famiglia ci sia un Issadeh. Secondo, cioè insomma, non basta Yaakov, non basta il Yaakov che risiede nelle tende che studia Torah, non basta Yaakov, io ho bisogno di Esav, ho bisogno dell'Issadeh. E a questo punto cosa pensa Rivka? E lo farei tu l'Issadeh. Sarai tutte e due le cose, dovrai essere tutte e due le cose, non potrai fare altro. Sei l'unico che può essere tutte e due le cose, devi essere tutte e due le cose. Però a questo punto Yaakov viene fuori un personaggio doppio. Yaakov è nello stesso tempo, Yaakov è Esav. E ha due mogli. Una moglie di Yaakov è la moglie che doveva essere destinata a Esav. Sapete come viene interpretato il Vatezeleam, il verso, in cui, il verso stranissimo in cui Leava verso Yaakov e gli dice ti ho affittato. Allora, c'è un'interpretazione cattivissima, terribile di Rashi. L'interpretazione cattivissima di Rashi è questa, mette insieme due versi. Un verso che dice Vatezeleà e un verso che dice Vatezedinà. Il verso in cui c'è scritto che esce Lea e l'altro verso in cui c'è scritto che esce Dinà. La storia dell'uscita di Dinà si conclude con la violenza. E Rashi dice, Dinà ha imparato dalla madre. La madre era Yatsanit e anche lei era Yatsanit. Ora, questo verso è terribile soprattutto pensando al modo in cui all'ebraico moderno, ok? Non era quello che voleva dire, vuole che fosse chiaro. L'ebraico moderno Yatsanit vuol dire prostituta. Questa è la parola che in ebraico moderno Yatsanit, Rashi non vuol dire questo, se è chiaro, non pensa, è il termine che è stato poi usato in altri, è stato usato dopo, però non è questo quello che vuol dire. Però attenzione, è chiaro che Rashi dà un'interpretazione negativa del fatto che Lea esca, come dà un'interpretazione negativa del fatto che Dinà esca. Impara dalla madre che esce, ok? E l'uscire è negativo. La donna ideale è Rivka che sta nella tenda, che viene nella tenda di Lea. Lea che esce e Dinà che escono sono negativi. Questa è un'interpretazione, è quella che riporta Rashi. C'è una seconda interpretazione, la seconda interpretazione è l'interpretazione che dà il Midrash, sostanzialmente la posizione che dà il Midrash è una posizione positiva nei confronti di Lea. Lea fa bene a uscire, dall'uscita di Lea verranno fuori due tribù fondamentali che sono Issachar e Zevulun, e dall'uscita di Lea verranno fuori, da queste due tribù verranno fuori Kohanim, Leviim e Chachamim.
Da questa uscita di Lea vengono fuori queste. Allora, la doppia interpretazione te la lascio. Che cosa viene fuori dalla doppia interpretazione? Beh, quello che viene fuori dalla doppia interpretazione è questo, la seconda interpretazione è questa. Lea è la donna che viene destinata al servo, ma Lea è quella che dice: signori, vedete che differenza c'è fra Reuven e Esav? In che cosa è differente? Beh, Reuven è il Behor, esattamente come Esav è il Behor, quindi sono tutte e due Behor. Però vedete la differenza. Reuven va nel campo, raccoglie i Dudaim e si preoccupa che non siano Minagesel, e si preoccupa che non siano che non siano rubati. Perché questa cosa che sembra molto banale è in realtà fondamentale? Perché è già fondamentale nella storia di Esav. Quando Isaac dice a Esav di andare a prendere la carciagione, gli dice andare a prendere la carciagione che non sia Minagesa. Perché? Perché il gioco è tutto lì, riuscire a mettere insieme i due mondi, riuscire a essere Ishsadeh e nello stesso tempo a essere quello che sta attento al Gezer, che si sta attento alla Kedusha. Nello stesso tempo le due cose insieme. Esav esce da questo gioco nel momento in cui vende la primogenitura. In quel momento in realtà è già uscito da questo gioco, nel momento in cui decide che lui fa parte soltanto di un mondo. Nel momento in cui decide che quel mondo è il suo e non c'è un altro mondo in cui lui possa entrare. Lui stesso non entra in nessun altro mondo, non c'è niente, nessun altro mondo in cui può entrare. Reuven rappresenta quello che invece riesce a entrare nei due mondi. Issachar e Zevulun, che nascono dai Dudaim di Reuven, sono quelli che, secondo Midrash, riusciranno a realizzare l'intenzione di Yitzhak. Qual è l'intenzione di Yitzhak? È di dividere i compiti. Dividere i compiti fra Esav e Yaakov. Questa intenzione non si realizza con Esav e Yaakov, si realizza con Issachar e Zevulun. Sapete qual è il compito di Zevulun rispetto a Issachar? Issachar è quello che sarà il Rosh Sanedrin, Zevulun è quello che si occupa di commercio, e che, attenzione alle parole che usa il Midrash, e che mette il cibo in bocca a Issachar. Andate a vedervi la storia della vendita della primogenitura e vedrete che cosa fa Yaakov, cosa chiede Esav a Yaakov: di mettergli il cibo in bocca, di mettergli il cibo direttamente in bocca. Aliteni vuol dire questo, vuol dire mettere direttamente il cibo in bocca. Si ribalta la questione e sarà Zevulun a mettere il cibo in bocca a Issachar, cioè sarà Zevulun e Sav a mettere il cibo in bocca a Issachar e Yaakov. Quando si ribalta la questione, a questo punto il programma di Yitzhak viene realizzato. Ci sarebbero moltissime altre cose da dire, però ci fermiamo qui. Grazie.